Ehi, a te, a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Ghost of Tsushima. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostenitore è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vedremo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Eccoci qua di ritorno signore e signori. Dopo che la volta scorsa ci siamo dovuti battere come leoni per riuscire a difendere Komatsu e la fucina di Komatsu affinché il fratello di Yuna Taka potesse fabbricare quel benedetto strumento che ci servirà per riuscire a salvare nostro zio dal castello di Kaneda. Quindi sono successe un pochettino di situazioni, abbiamo dovuto aiutare un aiutante di Taka, abbiamo dovuto aiutare un'altra famiglia che era andata ad aiutare Yuna, dopodiché abbiamo dovuto sconfiggere tutte le truppe mongole che sono arrivate ragazzi tipo un gregge proprio ad assalire Komatsu. Però siccome lo spettro è invincibile, ovviamente siamo riusciti a fermarli. Fatto sta che alla fine di tutto Taka è riuscito a crearci questo rampino. Però alla fine di tutto ci siamo sentiti chiamare. Perché ragazzi? Perché è arrivato Ryuzo di corsa a Komatsu a cercarci, perché purtroppo i suoi cappelli di paglia sono stati imprigionati. Quindi adesso non ci resta che dargli una mano per andare a liberarli. E quindi eccoci qua ragazzi, l'ultima volta ci eravamo lasciati qui, quindi non ci resta che viaggiare appunto assieme a Ryuzo. Saliamo in groppa al nostro Sora e seguiamolo. Ci dirà qualcosa in più, suppongo. Come li hanno catturati? Ricordi la mappa che mi hai dato? Quella con le vie di rifornimento. Hai trovato il cibo? Sì, ed era ben protetto. Ah. Tanto da mettervi in difficoltà? Quei bastardi ci hanno sopraffatto. Sono fuggito per miracolo. Sicuro che sono ancora vivi? Ieri notte li ho sentiti cantare. Strano che i mongoli lo permettano. Già. Cantate bene? Combattere probabilmente vi divertirà di meno. La vita da mercenario fu inevitabile dopo il nostro duello. Ah, il torneo di Lord Nagao. Non ne abbiamo mai parlato. Prima del duello, invitai i comandanti di tutti i clan ad assistere. Ma tu mi attaccasti come un nemico. Quasi mi rompesti un braccio. Mi dispiace. Mi dispiace. Era il mio primo torneo. Mi feci prendere la mano. Certo. Tutti i samurai dell'isola erano lì per conoscere il nipote del Gino. Non pensavo fosse così. Sei Lord Sakai per nascita. Il torneo era l'unica occasione che avevo per farmi notare, servire un lord e diventare samurai. Dovevi venire da me. Ti avrei preso con noi. Perché non avevo altre possibilità? No. Dovevo farmi valere. Vorrei me ne avessi parlato. Forse avrei dovuto. Ma sbaglio o percepisco una nota di risentimento nel suo tono? A Komatsu ti chiamavano lo spettro. Lord Sakai non era sufficiente. Che c'è? Temi che ti rubi tutta la fama? Non lo so ragazzi, non mi piace il modo in cui ci parla. Mi sembra appunto di notare del risentimento da parte sua. Sembra accusarci comunque dei suoi fallimenti. Non so, non mi garba molto questa cosa. Vabbè, in ogni caso, cavalchiamo assieme a lui. Andiamo a liberare i suoi uomini perché comunque ci serviranno, ragazzi. Salve. Ok, questi sono quelli dove che sono, forse Hiro sono e riusciti a fuggire. Sono andati via e non torneranno. Vigliacchi! Vigliacchi! Sono fuggiti dopo tutto quello che ho fatto per loro. Bastiamo lo stesso a salvare i tuoi uomini. Ho visto di peggio. Ne ho persi a causa dei mongoli, delle malattie, della fame. Ma mai così. Sono deboli. Non è colpa tua. Qualcun altro vuole andare via? Abbastanza incavolato. Beh, lo capisco. Presto farà buio. Pronto a partire per Forte Yatako. Penseremo a come liberarli strada facendo. Io sono prontissima. Quindi andiamo assieme a questi quattro gatti e vediamo Cappelli! Di riuscire a liberare Andiamo! Gli altri. La situazione forse è un pochettino disperata, ma vabbè, non ci facciamo spaventare, ragazzi. Appunto, come giustamente ha detto Jin, abbiamo
visto situazioni peggiori, quindi riusciremo a liberarli. Sono fiduciosa. Anche perché ci servono. Se no, ciao ciao zio. Ok. Forte Yatate. È qui che i bastardi tengono i miei uomini. Okay. Che piano hai in mente? Io? Sei tu quello che ci ha fatto salire sulla nave mongola. Esiste un'unica strada che porta al forte ed è ben difesa. Devo riuscire a infiltrarmi senza essere visto. I mongoli non sorveglieranno le rupi dietro al forte. Mi arrampicherò e supererò le mura. E come? Non sei una scimmia. Ho le mie risorse. Libererò i tuoi uomini. Quando saranno con me, userò un allarme per segnalarti quando muoverti. Schiacciando i mongoli nel mezzo. Visto? Sapevo che avevi un piano. Certo, cioè, non è che sono uno sprovveduto. Faccio il valoroso, ma... cioè, salirò sulla rupe so da questo quello lato. Che nasconditi fino al mio segnale. Buona fortuna, non cadere. Certo che non cadrò. Wow, che bella luce. Quindi allora dobbiamo raggiungere il fianco della rupe. E ci dovremmo quindi arrampicare. Suppongo che ci faranno usare per la prima volta questo benedetto rampino che siamo riusciti ad ottenere, ragazzi. Quindi allora, fianco della rupe suppongo sia di qua, perché la distanza si sta riducendo. Quindi esatto, è proprio qui che dobbiamo andare, ragazzi. Quindi dovremo passare inosservati, non ci dovremo far beccare. Quindi cerchiamo di fare le cose come si deve, ok? Io non ci metterò tutta me stessa, Taka, ragazzi. Dice che il rampino reggerà il mio peso. Ok, quindi è arrivato il momento, come immaginavo, di usare il rampino. Quindi salta e premi R2 per aggrapparti ai punti di appiglio. Suppongo che sia quello il punto di appiglio. Quindi op, opla. È andata. Perfetto. Vabbè, Taka pure non credo ci metterebbe in pericolo. Insomma, ha detto che l'aveva testato il rampino. Quindi non devo tenere premuto, basta premere soltanto una volta. Quindi caliamoci di qua, ragazzi, e vediamo un po'. Allora, vabbè, salta. No, salta un cavolo. Aspetta, aspetta. Allora, forse non mi devo calare del tutto. Proviamo a saltare da qua, ragazzi. Ok. Infatti. Quindi deve esserci una distanza minima per poter lanciare il rampino. Il rampino inizia a piacermi. Beh, sicuramente ha la sua grande utilità. Basta che non ci spiaccichiamo contro le pareti rocciose. Ma quello impareremo a farlo. Perfetto, passiamo qua in mezzo, ragazzi. E ammazza quanto fumo. Stanno facendo una devastazione in giro, ragazzi, sti mongoli. Allora, arrampichiamoci. Inclina L per spostarti. Ok, tra gli appigli sulle nelle vicinanze. Se mi dondolo dovrei farlo. Opla. Basta prendere un po' di slancio. Opla. Ok, perfetto. Mazza. Quale agilità, Lord Sakai. Rimango basita anch'io. Op. Perfetto. Non immaginavo che in un gioco, insomma, in cui impersoniamo un samurai avremmo utilizzato uno strumento come il rampino. Mi ricorda molto, molto, ragazzi, Tomb Raider / Uncharted. Effettivamente ha il suo perché e, insomma, è abbastanza grazie, particolare come cosa, ecco. Allora, perfetto. Aggrappiamoci alle varie sporgenze. Andiamo di sopra. Ecco fatto. Rampino. Voilà. Stanno ancora cantando. Devo trovare i prigionieri. Perfetto. Stanno allora cantando. Qua possiamo calarci, pare, ragazzi. Si trovino in diversi punti del forte. E li raggiungeremo tutti. Allora, di certo non ci facciamo spaventare. Quindi, allora, se riuscissi a restare sui tetti, sarebbe molto meglio, insomma. Quindi cerchiamo, ragazzi, di non farci scoprire. Laggiù vedo, ragazzi, delle celle, se vogliamo chiamarle celle. Questo qua potrei forse ammazzarlo. Allora, facciamo una cosa incredibile, ragazzi. Facciamo piano. Piano, 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 piano. No! Ma cosa cazzo che ti è successo? No, greve, regà. Questa è stata greve, greve, greve. Cioè, abilità di stealth, ma proprio pessime. Troppo pessime. Dai, oh.
Maledizione. No, regà, ma dai, mi sei rivoltato contro tutto il forte. Ma porca miseria, non ho parole, ragazzi, veramente senza parole. Senza parole. Possiamo non commentare? Penso sarebbe meglio, ragazzi. È meglio non commentare. Ok. Anche se di regola dovrei riuscire a parare i colpi. Oddio. Dei lancieri. Tua sorella. Mannaggia pure. Ok, sì. Perché avevo comprato questa tecnica. Vedete? Adesso questi colpi blu dei lancieri posso pararli e contrattaccare, tra l'altro. Quindi se rimani impalato qua. Guarda, da un lato forse è meglio così. Per assurdo. Mo no. Quante ne lanci però? Ok. Headshot andato a buon segno. Non dico niente. D'accordo. Allora qua ovviamente c'è altra gente. Quindi prima di andare a fare macelli di qua, visto che ho già fatto abbastanza macelli da questa parte, ragazzi, direi di controllare le celle che sono qui. Quindi kunai pieno. Qui ci sono delle provvistine. Qua dentro non c'è più nessuno. Sembrerebbe di no, ma controlliamo se c'è qualcosa di utile. Neanche, ragazzi. Vabbè, qua ci siamo liberati di tutta la gente che c'era. Quindi ferro. E quindi posso andare in giro abbastanza tranquilla, insomma. Quindi facciamoci i nostri giretti all'interno delle catapecchie. Anche se queste sembrano tutto fuorché catapecchie, ragazzi. Oh, salve. Combattete! A questo punto ho fatto 30, faccio 31. Facciamo il confronto, no? Ok. Perfetto. Ma c'era altra gente, quindi. Arriva il signorone qua. Allora. Kunai! Bellissimo, incredibile, fantastico. Aspetta che sta quasi morendo. Perfetto, perfetto. I kunai, ragazzi, sono davvero molto molto utili. Quindi là sopra c'è qualcuno? Non so se c'è qualcuno. Andiamo a dare uno sguardino prima di liberare questi prigionieri. Magari c'è qualcosa di utile. Ah, salve. Ecco. Stavolta sono riuscita a fare un assassinio come si deve. Quindi freccia e ci caliamo. C'è anche un orso dentro una di queste celle barra gabbie. Dov'è l'orso? Allora, qua ci sono delle persone e qua c'è l'orso. Quindi direi l'orso di lasciarlo qua. Liberiamo questi sfigati. Mi manda lui. Sapevo ci avrebbe aiutato. Ok, 2 di 6, perfetto. Chi c'è? Oh, ah, l'orso. Ok, vabbè, l'orso tanto è bello che è rinchiuso. Quindi i cappelli di paglia adesso ci accompagneranno. Quindi da un lato li dovremmo anche proteggere, ma forse ci daranno una manina a liberare gli altri prigionieri. Quindi gli altri prigionieri da che parte però saranno? Proviamo ad andare di qua, ragazzi. Vediamo un pochettino, Allora, sì, qua sotto c'è altra gente, come possiamo ben vedere. Là in fondo ci sono altre celle e là altre celle, quindi la gente che ci serve è di qua ed è di qua. Quindi caliamoci. Aia, che botta. Non fatta malissimo. Sono riuscito a prendere dell'acciaio, ragazzi. L'acciaio, oltre a queste provvistine, è utilissimo per potenziare, credo, le armi, le spade. Quindi restiamo nascosti perché qua c'è Mr. Lancia che spia la situazione. Quindi vediamo un attimino di fare il giro. Qua c'è della gente. Liberiamola. Fatto. State tutti bene. Ora va meglio. Ok, qua c'è un'altra persona, anzi altre 2 persone. Cosa? Perfetto. Oh, preparati a combattere. Li abbiamo presi tutti, ragazzi. Li abbiamo presi già tutti. Perfetto. Allora, questo sono riuscita ad assassinarlo così. E quindi però adesso non ci resta che sconfiggere comunque i mongoli che sono rimasti. Quindi avviciniamoci da questa parte.
e vediamo un attimino di riuscire a coglierli di sorpresa almeno. Cerchiamo di non scatenare subito il macello se possibile. Allora, questo ha un elmo, quindi non posso prenderlo in testa, ma quello là in fondo non lo so, ragazzi, sinceramente, se riesco a prenderlo da qua. Vediamo, proviamo l'impossibile. Come fa a trovarmi? Dai, su che siamo nascosti in mezzo alle fratte. Hanno dato già l'allarme. Quindi niente da fare, eh. Attenti, attenti che arrivano. Restate nascosti, signori. Non vi muovete. Sono bisfessi in bel tutte. Martana tra. Ui! Ammazza! Aspetta, aspetta. Boni. Mo si è successo il macello, ragazzi. Ok. Fatevi sotto! Capo ucciso, ottimo! Ci mancano ancora 6 capi da uccidere per riuscire a sbloccare la forma del vento, ragazzi. Ecco qua. Preso alle spalle, sicuramente non è molto onorevole per un samurai, questo lo sappiamo benissimo. Kunai ho raccolto, questo tizio ha delle provvistine, questo ha kunai, ma siamo al completo. Super extra mossa. Ok, diamogli addosso e basta. Oh, c'è Mister Grosso qua. Perfetto, perfetto. Già l'avevano colpito. Dai, ragazzi. Devi usare l'allarme e chiamare Ryuzo. Ottimo. Ottimo lavoro. Ottimo lavoro, signori. Così dovrete andare, quando andremo a salvare mio zio. Provvistine. Quante provvistine. Kunai pieno. Qua dentro ci sarà di sicuro qualcosa di utile. Aspettate, fatemi fare un giretto prima di andare a chiamare Ryuzo, Cuoio. E nient'altro sembrerebbe. E di qua. Probabilmente ho già preso tutto, credo. Qua ho liberato. Qua dentro che c'è? Qua dentro non c'è nessuno, ma ci sono delle provvistine, quindi ovviamente, ragazzi, ce le pigliamo. Bambù e provviste. Là dentro c'è un orso, direi di lasciarlo al sicuro là dentro, anche se mi dispiace tantissimo, in effetti. Provviste, perfetto. Credo di aver girato tutto, ragazzi, di aver preso tutto il necessario, quindi possiamo avvertire Ryuzo. Forse sì. Aspettiamo, Ryuzo. Siamo pronti. Apriamo la porta. Prontissimi. Vai. Quanta altra gente. Certo che ce l'ho fatta. Ma con chi credi? Siamo, lottate per la libertà. All'arrembaggio. Ok, fuori uno. Fuori due. Fuori tre. Quattro. Cinque. Ammazza, ma che staffa, Fa esplodere. Aia, sei. Sette. Vai, amico mio, vai. Perfetto. Aia, tua sorella. Mamma mia. Quanto sono antipatici i lancieri, ragazzi. Lo ripeterò sempre. Sì, ho perso il conto ormai. Sono una furia. Una dannata furia. Forza. Si è messo dritto in posizione per farsi assassinare. Ottimi kunai. Per questi grossi, ragazzi, sono veramente comodissimi. Fermo così. Forza, fermo così. Ok, perfetto. Allora, provvistine. Questo tizio, provvistine. Ryuzo! Kunai. Lo sapevo che saresti venuto. Provviste. Stavo ancora raccogliendo la mia roba, però. Oh! Abbiamo scommesso sul tempo che ci avresti messo. E ho perso! Spero tu abbia portato del sake.
Non ci crederai mai. Questo non ha alcun senso. Che cosa? In che senso? I mongoli non facevano loro del male. Li sfamavano. E con buon cibo. Oh. Per questo ieri notte cantavano. Ringrazia che stiano bene. Perché diavolo i mongoli li avrebbero sfamati? Forse si aspettavano qualcosa in cambio. Grazie, Jin. I miei uomini sono tutto per me. Beh, quindi adesso a maggior ragione mi appoggerai per salvare mio zio, mi auguro. Regà. Bene, uomini, in sella ai cavalli. Perfetto. Devo tornare da Yuna a Komatsu. Benissimo. Vabbè, la missione il rampino è stata completata. Dobbiamo tornare quindi a Komatsu, ragazzi. E la nostra leggenda si accresce. Determinazione massima incrementata. Abbiamo preso un altro pallino, ragazzi. E anche la salute massima aumenta. Wow, fantastico. Possiamo scegliere una nuova arma spettrale, ragazzi. Io direi che questa qua esplosiva sicuramente potrebbe essere molto utile. Quindi bomba di polvere nera. Ecco fatto. Se metto la polvere nera dei mongoli in un'anfora e poi le do fuoco, può diventare un'arma. Beh, certo, sì. Quindi lancia un esplosivo che danneggia e fa barcollare i nemici colti nell'esplosione. Quindi vabbè, bisogna selezionarlo ovviamente fra gli strumenti da lancio. E poi L2 più R2 per lanciare. Perfetto. Attualmente abbiamo 0 punti tecnica, quindi non possiamo apprendere nient'altro, ragazzi. Quindi finiamo di raccogliere tutte queste robine. Kunai pieno, provviste... E poi kunai pieno, provvistine, questo non c'è una mazza, qua dentro c'è qualcosa, ferro, meraviglioso, dentro le stalle suppongo non ci sarà niente di utile, ma io un giretto di ricognizione me lo faccio lo stesso, infatti non c'è una mazza, perfetto. Non ci resta quindi che salire in groppa al nostro favoloso destriero. E dirigerci quindi da Yuna. Anzi, fermi, qui ci sono delle provvistine. Quindi, infiltrati al castello di Kaneda e salva tuo zio. Questa è la nostra prossima missione, ragazzi. Quindi io direi di dirigerci di nuovo da Yuna. Suppongo che qui andremo da Yuna. Sì, qua c'è la fucina di Komatsu, quindi viaggiamo ovviamente rapidamente, ragazzi. Per fortuna che hanno messo anche il viaggio rapido, ma sarebbe stato folle non metterlo, perché comunque le distanze da coprire a cavallo sono a volte davvero lunghe, ragazzi. Quindi, allora, il nostro obiettivo è questo. Raggiungi Yuna la fucina, non c'era bisogno di mettere l'obiettivo perché sono già arrivata. Vediamo cosa ha da dirci Yuna a questo punto. Bentornati. Aspetta. Grazie, aspetta un attimo. Katana Sakai, ma non avete niente. Il necessario per diamo questo 8 lavoro. Di ferro e abbiamo bisogno di 10 di addio. Ferro per poterlo migliorare. Minchia, addio. Lo dice con questa aria malinconica, come se non la dovessimo tornare mai più. Ma assolutamente no. Allora, Yuna. Sei ancora qui? Ti dispiace? Dopo avermi dato il rampino, pensavo tu fossi partita per il continente. Un'idea allettante. Ma ti devo la vita di Taka. Salderò il mio debito liberando tuo zio. Ne sono felice. Avverti gli altri. Che cosa devo dire? Attaccheremo il castello di Kaneda e libereremo Lord Shimura. Arriva un momento cruciale allora, ragazzi. L'indomani. Tuo nipote perseguita i miei uomini. Li fa a pezzi, come una bestia. E certo tu avrai fatto di peggio. Tu fingi che siamo diversi, ma combattiamo per lo stesso scopo. Per un'eredità che viva più a lungo di noi. Ho creato la mia eredità con dovere e onore. Ho portato ordine nel paese e la giustizia alla mia gente. Tu non sei per niente come me. Nemmeno tuo nipote. Ma il suo nome è legato alla tua eredità. L'eredità non è solamente il nome. Vero. La tua famiglia vive qui da generazioni.
Il castello dei tuoi antenati è a nord, giusto? Non vedo l'ora di fargli visita. Mentre ti lascerò qui a morire di fame. Solo. Senza onore. Minacce pesanti fa il Khan. E alcune ore dopo, quindi, eccoci giungere finalmente al castello di Kaneda. Accidente, Ryuzo. Dove sei? Non è arrivato. Sono tutti qui. Aspettiamo i capelli di paglia. No. Ci vediamo alla fattoria. Ma ci ha dato buca? L'ombra del samurai. Cioè, no, non me potete dire così, eh? Io mi sono fidata di lui fino all'ultimo, l'ho aiutato. Cioè, mi sono fatta un sedere grosso così pur di dargli una mano. Coi suoi uomini, prima il cibo e poi gli uomini sono stati imprigionati. Cioè, oh, e mo me da buca? Io l'avevo detto dall'inizio che dei mercenari, ragazzi, non ci si può sempre tanto fidare. Sono come una bandiera al vento. Quindi, allora, qui c'è scritto che è facoltativo, ma io parlerò con i miei alleati, ragazzi, che comunque mi accompagneranno in questa missione così importante. Jin. Lady Masako. Grazie per essere qui. Lord Shimura ne sarà felice. I sicari della mia famiglia possono aspettare qualche ora. Anche Tomoe può aspettare. L'isola ha bisogno del suo comandante. Col vostro aiuto sarà libero entro l'alba. Preparatevi a partire all'attacco. Ok. Aspettiamo solo il tuo ordine. E così Ishikawa, la tua allieva è tra le fila del nemico. Ben ti sta. Parla non con cominciare. Una per dare inizio un all'attacco. Cioè ci abbiamo soltanto Lady Masako e il Lord Ishikawa. Andiamo bene. Quindi andiamo a parlare con una. Qua ci sono Taka e Lord Sakai. Che fai dicendo? Kenji. Taka, ottimo lavoro con Rampino. Felice che vi piaccia, signore. Yuna mi ha detto di restare a casa, ma volevo augurarvi buona fortuna. E tu che ci fai qui, Kenji? Non amo bere da solo. Allora conserva il sake migliore. Se salviamo Lord Shimura, ci sarà da festeggiare. Un sake degno di un Gito. Grazie, perfetto. Abbiamo parlato con tutti i ragazzi, quindi è arrivato il momento di Compagni, parlare con Yuna. È ora. Okay. Oggi liberiamo Lord Shimura. Dovevano arrivare dei cappelli di paglia in rinforzo. Mm-hmm. Non sono arrivati e non possiamo più aspettare. Qual è il piano, Lord Sakai? Userò il rampino per infiltrarmi nel castello. Una volta sabotato l'allarme, non avrete problemi a irrompere dalla porta d'entrata. È probabile che i mongoli tengano Lord Shimura nel torrione. Se danno l'allarme, potrebbero ucciderlo. Potremmo coglierli di sorpresa con un attacco frontale. No, saremo furtivi. Ci faremo strada verso il torrione, salveremo Lord Shimura e poi torneremo all'entrata e fuggiremo. Mi sembra un suicidio. Se attacchiamo frontalmente, possiamo entrare di nascosto e sorprenderli mentre dormono. Come un ladro. O uno spettro. Lord Shimura conta su di noi. Muoviamoci. Ok. Io preferisco la definizione spettro. Grazie Yuna, perché mi fissi così intensamente. Bel discorso. Sicuro che funzionerà? Sicuro. Ok ragazzi, sono abbastanza impaziente e preoccupata. Direi perché... che puoi arrampicarti qui. Raggiungi gli altri. Ci vediamo dentro. Sta attento, Jin. È arrivato il momento di fare questa cosa incredibile per riuscire a liberare nostro zio. È quello che stiamo cercando di fare dall'inizio in pratica, ragazzi. Quindi comunque è un momento importante, direi. Allora, andiamo di qua. Vediamo un pochettino. Di qua di sicuro ci possiamo arrampicare, ragazzi, su queste sporgenze. E non arriverà il momento... arriverà il momento, ragazzi, che il nostro zio comunque si confronterà con noi riguardo quello che abbiamo fatto, riguardo l'aver lasciato la via dell'onore del samurai. Quindi non so quanto sarà un bel momento, però l'importante intanto è riuscire a liberarlo. Quindi ok, siamo dentro, ragazzi. Dobbiamo cercare quindi il più possibile di
di creare scompiglio, perché se danno l'allarme per nostro zio è la fine. Quindi dovrò cercare di essere più silenziosa possibile. Incrociamo le dita, speriamo bene. E quindi intanto aspettiamo che questo zio si giri. Ecco qua. No, non mi dire. Ok, allora tu stai giù. Vediamo di fare il giro di qua, ragazzi. Usiamo i sensi del ragno. Qua c'è qualcuno che dorme e c'è un tizio dietro la porta, quindi possiamo entrare furtivamente e ucciderlo. Ecco fatto. Dopodiché questo lo potremo assassinare. Prendo il cuoio intanto, ma volevo sapere se lo possiamo ammazzare attraverso la porta. Probabilmente sì, quindi facciamo attenzione, avviciniamoci, ragazzi. Sta entrando? No, non mi dire. Non ho parole, ragazzi. Io pensavo avrebbe fatto un assassinio. Ecco, ho spaccato pure la porta. Niente. Se non faccio qualche macello non sono contenta. Meno male che non c'era altra gente qua nei dintorni, nelle immediate vicinanze perlomeno. Quindi proseguiamo, ragazzi. Il nostro obiettivo è di qua. Qua dentro c'è qualcuno, qui c'è qualcuno che sta dormendo. Andiamo ad ammazzarlo. Zitti, zitti, ovviamente. Ammazzagli come russa, oh! Ecco. Usa i cerottini per il naso, Dio santissimo. Allora, di là c'era qualcun altro, ragazzi. Ok. Mi è andata enormemente di sedere, perché, ecco, se fosse stato girato dalla parte sbagliata mi avrebbe vista. Quindi proseguiamo di qua. Allora, da qua non possiamo uscire. Lì c'è della gente. Ammazza. L'allarme. Meglio eliminare le guardie. Ok, quindi l'allarme è questo in qualche modo, in un modo o nell'altro. Allora, qua posso nascondermi. Però aspettiamo che questo tizio esca, ragazzi. Cioè, esca, passi. Oddio, che ansia di tutto, quanto odio. Lo stealth, stai giù, Jin, accidentaccio. Ok, il tizio si è girato, ma non so se questo si girerà a breve. Non so se azzardare, mi azzardo. Ok, fuori uno, perfetto. Facciamo piano, qua c'è l'altro. Da che parte è girato? Di qua. Ok, perfetto, approfittiamo, ragazzi. E fuori un altro. Ok. Sensei, difendete la porta d'entrata con Kenji. Sarà fatto. Yuna, puoi liberare il sentiero lungo la rupe? Ci penso io. Bene, ci vediamo al ponte. Con che calma. Dimenticato qualcuno? No, tu stai con me. Ok. Avanza verso il cortile superiore. Quindi dobbiamo andare di qua. Là c'è un'arma d'assedio. In passato la usarono contro me e Yuna. Oggi la neutralizzeremo. Beh, possiamo provare ad usarla noi. Stiamo giù, dobbiamo, ragazzi, liberare il cortile. Furtivi o diretti? Ti seguo. Ok, furtivi o diretti, o in un modo o nell'altro. Io penso che furtivi sarebbe ovviamente meglio. Ok, qualcuno sta per accorgersi di noi, ragazzi. Allora, qua posso arrampicarmi, però. Fermi. Posso salire sul tetto. Qua dentro c'è qualcuno, sembrerebbe di no. Prendiamo quello che c'è, visto che mi trovo. Lino. Chi è? Oh. No, ha dato l'allarme. Porcaccia miseria. Oh, non vi fate mai gli affari vostri. Che cavolo c'è da sbraitare? Ragazzi, che dobbiamo fare? Non possiamo fare assolutamente nulla. Allora, proviamo ad andare un attimo di qua, ragazzi. È che c'è gente dappertutto, quindi la vedo comunque complicata come situazione. E non penso di poter ammazzare quel tizio con l'arco. Quindi... Ok. Caspiterina. Niente, raga. Vabbè, niente. Visto che posso andare all'assalto, andrò all'assalto allora. Perché avete rotto già abbastanza gli zebedei. Lancia sta ceppa, lancia. Imbecille, sono qua. Ok. Parata perfetta. Vada Lady Masako. E tutti noi. Lancia sta ceppa, pezzo di sterco. Pure te, non toccare quella donna. Ok.
Vabbè, niente. Oh, è fermo un po'. Mamma mia. Ok, oh, perfetto. Respiriamo un attimino, ragazzi. Raccogliamo quello che si può raccogliere. E Lady Masako si è diretta qua. Intanto ho preso provvistine, cuoio, ammazza che porchetta, ragazzi. Allora, intanto, questi che abbiamo fatto fuori c'hanno qualcosa. Munizioni, kunai pieno. E qua non c'è altro, perfetto. E parliamo direttamente con Lady Masako, ragazzi. Sai usare lo huacha? Troverò il modo. Quando libererò Lord Shimura, i mongoli ci inseguiranno. Uccidili. Con piacere. Sta attento, Jin. Anche tu, Masako. Sicuramente. Vai, Lady Masako. Conto su di te. Raggiungi Yuna vicino al ponte. Perfetto, il ponte è qua, ragazzi. Andiamo. Vediamo un po' com'è la situa. Di sicuro non sarà tanto rosea, ma vabbè. Jin, guardi alla porta. Seguimi. Sì. Allora, cerchiamo di nuovo di non fare macelli per quanto possibile. Legno di tasso, oddio. Non fare macelli qua non è tanto semplice, in effetti. Porcaccia miseriaccia. Tanto questo mo si muove, sicuro. Ok. Perfetto, perfetto, perfetto. Va bene, allora. Questo è... capute fuori. È sistemato. Ma gli altri come li sistemiamo? Questa è proprio... oddio, una bella domanda. Oh, ma mi hanno visto. Come mi vedono, scusa? Dai, dai, dai. Oh, sta venendo a controllare. Sta venendo a controllare. Perché lui è quello figo, no? Del campo. Lui viene a controllare. Ok, ok. Non ha fatto in tempo a dare l'allarme. Quindi di regola siamo ancora abbastanza... al sicuro. Questi si stanno facendo gli affari loro. Però, raga, aggredirli senza essere visti la vedo un pochettino difficile. Anche perché qua non mi posso arrampicare. Quindi credo sia arrivato il momento di usare la polvere nera. Vai. Boom. Boom, bitch. Ok. E questi da dove minchia sono usciti? No, parliamone serio. Serio. E che cavolo. Ok, facciamo fuori pure il grossone, ragazzi. Okay. Sarebbe stato più semplice con l'aiuto dei capelli di paglia. Ryuzo mi ha deluso. Ryuzo mi ha deluso, me ne ricorderò. Di sicuro anche tuo zio. Beh, devo essere sincera, ragazzi, ci sono rimasta di merda. Cioè, tanti bei discorsi di qua di là, ma io avevo detto, ragazzi, così come mi parlava, non so, mi ha puzzato un pochettino. Cioè, c'è stato qualcosa che non andava. Non lo so. Poi guarda caso, non si presenta. Provvistine, qua ci sono delle altre provvistine. Aspetta, Yuna che le piglio. Sono mie, 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 mie. Ok. Kunai, kunai. Perfetto, bello. Posa plastica, che bello. Andiamo allora. Ci stiamo avvicinando sempre di più, ragazzi. Dove arrivai l'ultima volta? Sì. Il Kante ha lanciato da questo ponte. Come hai fatto a sopravvivere? Non lo so. Non lo so neanche io, cara. Difendi il ponte, cerco un'altra strada. Cerco un'altra strada? Probabilmente. Controlla la rupe, deve esserci una via. La rupe? Sì, ma che faccio? Mi lancio lì? Quelle sono sporgenze? Qui, ok. Meno male, meno male, meno male, ragazzi. Temevo di fargli fare un volo. Trovato. Come l'ultima volta. Vista. Una volta dentro, aprimi la porta. Va bene, vediamo se riesco davvero a trovarla la via, però, Aspetta un attimo, perché adesso che cosa faccio di preciso? Perché io mi sono calata, però, qua io non vedo altre strade. Ragazzi... ah, posso saltare qua. Wow. Ma è meglio di Assassin's Creed questo. Wow. Un mix fra Tomb Raider, Uncharted e Assassin's Creed. È incredibile. E le superfici che sono un po' bianchicce possono essere utilizzate come appoggio. Perfetto. Vado. Attenta, aspetta, Yuna, che ti do il segnale fra un attimino. Vedrai come apro la strada. Ok, ci siamo, ragazzi. Ammazza com'è impegnativa sta cosa. Yuna potrebbe aiutarmi. Vabbè, ovviamente non mi aspettavo sarebbe stato semplice. Cioè, sarebbe stato veramente impossibile, ragazzi. Quindi andiamo ad aprire la porta Yuna prima di fare qualsiasi altro macello. Ecco qua. Eccoti.
Silenzio, altre guardie. Ok, allora ragazzi, siccome poi temo che questo video durerebbe veramente troppo, mi ha appena salvato la partita, quindi direi che possiamo fermarci qui. Mi rendo perfettamente conto che sto spezzando a metà una missione di fondamentale importanza, ragazzi, però appunto, non vorrei far durare troppo gli episodi su Ghost of Tsushima, perché temo che poi potrebbero diventare un pochettino pesanti. Quindi guardiamolo da questo punto di vista, lasciamo questa suspense, questo pathos per il prossimo episodio, perché a questo punto delle cose, ragazzi, io voglio assolutamente vedere come va a finire questa cosa, anche perché Ryuzo ci ha praticamente lasciati così appesi, non è venuto a darci una mano, quindi questa io me la sono legata al dito poco ma sicuro, e dobbiamo vedere se quindi con questi pochi alleati riusciamo davvero a liberare il nostro zio Lord Shimura, anche perché non credo che sarà così semplice. Questo comunque, ragazzi, è un centro di raccolta mongolo, quindi di nemici ce ne saranno a bizzeffe quando arriverà il momento. Non sarà semplice riuscire a scappare con nostro zio, ma io non vedo l'ora di vedere cosa succede, sinceramente. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e obdosh a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao.